Eccoci qui con le interviste subito dopo questo convegno, indagine congiunturale della Federlazio, organizzata dalla Federlazio. Io ho qui per anche inaugurare le interviste proprio un presidente fresco, no? di nomina, che è Roberto D'Artaglione, tra l'altro è del nostro territorio, qui della zona di Formia e Gaeta, quindi è anche giusto. Allora, questo convegno, intanto auguri, in bocca al lupo. Grazie. Per il lavoro grossissimo che ci sarà da fare. Perché questo convegno e perché qui? Beh, questo convegno è un convegno che Federlazio comunque organizza annualmente per dare appunto quelle che sono i dati, le statistiche sulle aziende della nostra provincia. E perché qui? Perché è stata colta l'occasione un po' per la mia, diciamo, mia prima uscita pubblica da presidente di Assoper, e poi perché Federlazio vuole sempre essere più vicina a questo territorio. Non a caso anche il presidente Olivetti è stato eletto ufficialmente nel Sud Pontino a Fondi a novembre, se non ricordo male. Quindi Federlazio vuole sempre essere più vicina a questo territorio. Ecco, Roberto, qual è il lavoro che adesso, insomma, aspetta un nuovo presidente per questa zona, che sappiamo è comunque una zona molto bella, ma anche è difficile, no, per coinvolgere le persone, le aziende? Beh, è una bella sfida, perché bisogna far capire agli imprenditori locali che l'associazione è utile. Innanzitutto all'imprenditore, perché l'associazione dà, come abbiamo detto prima un po' tutti nel convegno, dà delle opportunità a tutti gli imprenditori per qualsiasi cosa vogliono fare. Ecco, si è parlato di esportazione, si è parlato di burocrazia, si è parlato un po' di tutte queste problematiche che tutti gli imprenditori oggi devono affrontare, e quindi l'associazione può essere molto vicina a risolvere tanti problemi all'imprenditore. Quindi possiamo dire alle aziende che da oggi anche per il nostro territorio c'è un riferimento, no? Attraverso la persona di Roberto D'Artaglione, quindi di confrontarsi, perché i percorsi vanno condivisi, questa è una cosa molto importante. È un'associazione di categoria, può essere sicuramente un porto sicuro per poter viaggiare. Ecco, allora io mi rivolgo qui alla mia sinistra, invece abbiamo il presidente proprio dell'ASF, che è presidente della Federlazio Latina. Allora, possiamo fare un piccolo riepilogo di questo convegno? Cioè, abbiamo portato delle novità e sicuramente c'è anche un confronto finale, cioè possiamo dire di che cosa abbiamo parlato e se siamo soddisfatti di quello che è successo. Allora, Federlazio ha presentato l'indagine congiunturale, che non è altro che dire quello che gli imprenditori del territorio stanno avendo come risultati aziendali. Quindi si percepisce che c'è un miglioramento nelle imprese del territorio, e questo miglioramento è dovuto più che altro per quelle imprese che stanno esportando. Quindi c'è un segnale di ripresa che in questo momento è più strutturale, non è più come prima che era, diciamo, sporadico, ma le imprese stanno dicendo che la ripresa ormai sta ripartendo, c'è, e che quelle che esportano ovviamente la ripresa la sentono maggiormente rispetto a quelle che invece si rivolgono a un mercato interno. Perché possiamo dire che è stato importante e interessante fare questo convegno proprio qui presso il Consorzio Industriale? Perché, come ho detto anche durante il convegno, oggi conoscere i dati è importantissimo per le imprese, perché le può direzionare nei loro investimenti, nel cercare nuovi mercati. Se non si conoscono i dati, l'imprenditore non sa dove deve dirigere lo sguardo della propria impresa. Invece noi quello che facciamo è proprio portare i dati a conoscenza degli imprenditori per avvantaggiarli appunto nelle loro scelte quotidiane. Un'ultima domanda: nell'ultimo anno sono aumentati gli iscritti alla federazione? Sì, stiamo avendo un grande successo, gli iscritti stanno aumentando perché gli imprenditori stanno iniziando a capire che l'unione fa la forza, e che attraverso un'associazione, attraverso la condivisione delle proprie esperienze, l'imprenditore
lavoratore può crescere nella realtà quotidiana della propria impresa, e noi abbiamo messo a disposizione tutti gli imprenditori un servizio che è Go Business, che serve proprio a fare rete, a fare matching tra gli imprenditori, a conoscersi e a fare lo scambio delle referenze. Grazie Presidente. Grazie. Ci troviamo sempre presso il Consorzio Unico Industriale con il convegno che è da poco finito, qui accanto Salvatore Modolese, che è stato oltre il moderatore del convegno e anche il direttore della Federlazio Latina, e in più è stato anche il presentatore, no, di questo come possiamo dire, indagine. Bene, questa indagine la possiamo dire in due parole di che cosa si tratta? Ma l'indagine congiunturale non è altro che una fotografia sulla situazione economica del nostro territorio. Una fotografia molto calata nella realtà, perché rispondono 450 imprese e quindi noi la consideriamo molto attendibile, proprio perché sono gli imprenditori di questo territorio che ci forniscono i dati necessari poi per fare... Provincia di Latina parliamo. Provincia di Latina. Questa indagine congiunturale fa emergere una cosa molto importante. Ci dice che dopo 10 anni in cui in particolare il mercato interno, quello italiano, ha avuto uno stallo molto forte, in molti casi anche un forte arretramento, riprende a salire verso una positività, trainato soprattutto dai mercati internazionali, in particolare quello extraeuropeo. Però noi ci portiamo a casa questo risultato finalmente positivo, dove in Italia si può dire che il mercato interno riprende. Abbiamo una cifra, qui possiamo dire quante aziende nella provincia di Latina esportano, quante aziende sono presenti sul mercato internazionale? Ma allora, sicuramente è un mercato che può avere una maggiore potenzialità. Il Lazio nel panorama nazionale è quello che esprime meno potenziale nell'export, quindi la percentuale non è esaltante se paragonata ad altre regioni. Però questa indagine congiunturale mostra una cosa, che le aziende del nostro territorio hanno compreso che era necessaria una sorta di via di fuga verso mercati redditizi, più redditizi di quello italiano, che sono quelli europei ed extraeuropei. Quindi hanno compreso la necessità di esportare. L'esportazione non è un processo semplice, perché richiede organizzazione, risorse, e poi non tutto può essere esportato. Però lei prima parlava di 450 aziende, diciamo, questo è stato il campione su cui si è basato, esatto, un po' l'indagine. Ecco, queste 400, io insisto, 450 aziende, quante aziende esportano? Beh, allora, dal dato che è emerso dalla nostra indagine congiunturale nel secondo semestre 2017, se non mi ricordo il dato, stiamo intorno tra il 20 e il 25%, ed è tra l'altro, rispetto al primo semestre del 2017, c'è stato un aumento di 16 punti del dato, quindi significa che nel 2017 si è partito molto bene nel primo semestre, ma è aumentato questo dato nel secondo, quindi la percentuale è intorno al 20 e 25% delle aziende campioni. Possiamo dire che il ruolo della Federlazio è un ruolo importante affinché le aziende si spingano un po' di più, abbiano forse il coraggio, no, di spingersi verso i mercati internazionali? Assolutamente, l'associazione deve rivestire un ruolo fondamentale nel sostenere e nel supportare le aziende in uno dei processi più complessi, che è quello dell'internazionalizzazione, perché internazionalizzare significa riorganizzare il lavoro, preparare il proprio prodotto affinché possa essere esportabile e conoscere molto bene come muoversi nel paese di riferimento e soprattutto andarsi a cercare i mercati più redditizi rispetto a cosa si produce. Quindi voi immaginate che molto spesso l'imprenditore da solo non può trovare queste caratteristiche, l'associazione può aiutare molto. Convegno indagine congiunturale della Federlazio, che si è tenuto qui proprio presso il Consorzio Nucleo Industriale, qui accanto a me c'è il Presidente, l'Avvocato Salvatore Forte. Bene, perché questo convegno proprio qui al Consorzio Nucleo Industriale? Perché Federlazio, che l'associazione che ha promosso questo incontro, ha voluto far rigemmare
l'associazione Lassoper, che ha fondato il consorzio 50 anni fa. E con questa rigemmazione ha presentato alle aziende del territorio e anche alle autorità presenti il nuovo presidente Tartaglione, Roberto Tartaglione, della Meta, della Assoper Sud Pontino. Una cosa molto importante per noi, perché Federlazio è un'associazione viva, attenta, vigile sul territorio. Abbiamo cercato da subito di intavolare un programma, diciamo, condiviso su tematiche che riguardano questo territorio: l'occupazione, lo sviluppo delle attività imprenditoriali, l'accesso al credito e soprattutto stare vicino alle aziende che in questo momento ne hanno effettivamente bisogno. Quindi sarà un punto di riferimento per tutte le aziende del territorio, perché avendo anche una figura che è il presidente fresco di nomina, insomma, può dare una mano sicuramente alle aziende. Sì, Assoper si strutturerà, mi dicevano, sul territorio, come già lo è con Federlazio, e cercherà ora in modo capillare di portare all'attenzione delle aziende le opportunità che, come abbiamo visto oggi pomeriggio nell'incontro, nella presentazione, le opportunità che si offrono, ma che però per varie ragioni e motivazioni le aziende non inseguono. Invece è opportuno far conoscere questi strumenti, che sono di facile accesso al credito, di aiuto ai fini dello sviluppo delle proprie attività imprenditoriali, la ricerca, l'innovazione e soprattutto l'internazionalizzazione della propria impresa. Possiamo dire quindi un consorzio sempre di più attento alle tematiche del territorio e anche al ruolo che lo stesso consorzio deve avere sul territorio stesso. Noi siamo attenti, lavoriamo dalla mattina alla sera su alcune tematiche. Noi abbiamo i fatti, voglio dire, non dobbiamo raccontare nulla. La ferrovia, la Formigaita è stata finanziata a dicembre, siamo in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha fatto tutto l'iter, Ministero, Corte dei Conti, quindi è prossima ora tutto il discorso dell'avvio dei lavori. C'è il discorso poi della bonifica di Arzano, di Gaeta, dell'Eni, altra cosa molto importante che sta andando avanti. Abbiamo oggi la sentenza che il consorzio è stato riconfermato il principio che il consorzio, anche in questo caso ha ragione, ha acquisito lo stabilimento dei cantieri navali del Golfo. Il TAR si è espresso con una sentenza depositata proprio nella giornata di ieri. Quindi è un sito dismesso che viene riqualificato con i sindacati di categoria oggi presenti pure. Abbiamo avviato un tavolo, il sindaco di Gaeta convocherà le parti sociali, il consorzio, l'autorità portuale per ridefinire il waterfront cantieristico del territorio e per dare la possibilità ad un settore che vive segnali di risveglio di poter riproporsi nella scena imprenditoriale, e quindi questo significa nuove imbarcazioni, nuove attività, nuovi posti di lavoro e soprattutto un territorio che torna a vivere.